C'è un botto di amore che ti aspetta, cuore risplendente, e meno male che non dobbiamo cambiare il colore di tutta casa, faccina felice con lacrime di gioia. Un post che racconta tutto l'amore e l'attesa di una coppia di genitori che aspetta la sua prima figlia. Lo ha pubblicato l'attrice romana sulla sua pagina social, immediatamente presa di mira dei fan che l'hanno riempita di cuori. Una gravidanza che sembra non fosse in cima ai pensieri della coppia, ma che non può far altro che riempire di gioia, specie in un momento così doloroso in cui tutto sembra scuro. Un percorso personale atipico, quello della bionda 31enne che sembra aver lasciato la sua professione principale per dedicarsi ai social, affermandosi negli ultimi anni, con quasi 250.000 follower, come influencer. E dire che la sua carriera era sbocciata prestissimo, nel 2000 a soli 11 in un episodio della fiction Valeria Medico Legale, diretta di Gianfranco Lazzotti, con Claudia Coll. Il suo primo ruolo da protagonista è quello di Santa Maria Goretti nel 2003. Tra il 2003 e il 2004 recita in alcune fiction trasmesse dalla RAI, tra le quali Un caso di coscienza, La squadra 4, Don Matteo 4 e Incantesimo 6. Continua dopo la foto, poi ancora nel 2005 gira il cortometraggio 25 gradi ora, per la regia di Marcantonio Graffeo, e partecipa alla miniserie in 4 puntate, trasmessa da Canale 5, Caterina e le sue figlie, nel ruolo della ribelle Rebecca, con Virnalisi. Partecipa anche alla serie TV Distretto di Polizia 5, interpretando il ruolo di una giovane ladra di motorini. Continua dopo la foto, tra il 2006 e il 2007 arriva anche la consacrazione in TV, partecipa, in coppia con Umberto Gaudino, al contest show di Rai 1, Ballando con le Stelle 3, condotto da Milly Carlucci, vincendo la Supercoppa, come miglior coppia delle 3 edizioni del programma. Successivamente ritorna su Rai 1 con il film TV La Terza Verità, per la regia di Stefano Reali. Continua dopo la foto poi fino al 2010, quando con la terza stagione di Caterina e le sue figlie inizia a distaccarsi dal mondo del cinema e delle fiction. Il motivo Martina Pinto non lo ha mai rivelato, forse voglia di tranquillità. Di certo per ora non la rivedremo, visto che la sua occupazione primaria diventerà quella di essere mamma della bimba che il compagno Alessandro le ha donato. Ti potrebbe interessare,